tutti, siamo Giorgio e Martina e con AirTahiti noi stiamo andando alla scoperta delle isole di Tahiti. Stiamo per andare a fare un'attività, uno sport, è uno sport o un'attività, qualsiasi cosa sia. È uno sport e qui tutti gli sport hanno a che fare con l'acqua e quindi andremo a fare un po' di diving. Le lagune di queste isole sono piene di vita e chiunque può fare immersione, anche chi, come noi, lo fa per la prima volta. Per chi ha un brevetto, consigliamo il Te Pass su Rangiroa, uno dei pochi posti al mondo dove si può fare immersione in corrente e magari, se siete fortunati, incontrare dei delfini selvatici. E se oltre al brevetto avete anche la vostra attrezzatura, AirTahiti Nu vi permette di portarla con voi gratis. E se magari nel frattempo esce il sole, come è successo adesso, potete darvi al canottaggio con un va, che è la canoa tradizionale. Un va si riconosce dal fatto che ha sempre solo un bilanciere posto sulla sinistra. When I started paddling, our ancestors, they already put the ama on the left side. It's always been like this. The ama is on the left. Okay. The canoe right there. E pagaiare sulle acque calme della laguna è un ottimo modo per ammirare le isole da un punto di vista diverso. Se invece siete alla ricerca di più adrenalina, ma tipo molta più adrenalina, vi possiamo consigliare di venire a Te Aupo'o su Tahiti a fare surf, ma solo se siete molto esperti, perché le onde sono gigantesche e si infrangono direttamente sul reef, quindi se sbagliate proprio vi sfracellate sui coralli. Altrimenti potete venire qua come abbiamo fatto noi e semplicemente guardare, ma vi serve o un binocolo o un teleobiettivo. Detto questo, speriamo che queste piccole avventure tahitiane vi ispirino e vi invogliono, insomma, a fare qualcosa qui. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao. We'll be right back.